Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Chiudo la finestra che fanno i lavori. Allora, cosa ho scelto per incominciare da tutti i prodotti che mi sono arrivati? Quello lì che mi ha colpito più di tutti. Pagato 65 euro, però mi ha stupito, non l'ho utilizzato, però sembrerà strano, ragazzi, ma è veramente veramente bello e fatto bene, calcolando i 65 euro. Poi costeranno 50 centesimi, quello che vuoi, ci sono già in altri rasoi, però non avendo mai avuto le rondelline, effettivamente ti danno quel tocco di classe in più su ogni rasoio. È una cavolata, ragazzi, però comunque. Allora, andiamo a aprirlo. Come sempre troviamo tutte le info che ci dà Pearl, ecco qua, con il fogliettino, grazie, ok, usiamo anche questo, lo straccetto per gli occhiali, che serve per il rasoio, sto scherzando. Poi, una volta aperto, troviamo le nostre rondelline, ragazzi, rondelline, lamette, manico e testina, ok? Per un peso totale di 105 grammi, GAP 0,74, così almeno siamo già a posto. Troviamo il nostro pacchetto di lamette Silver Max da 10, poi, che io direi di provarle già che ci siamo, quindi le appoggiamo qua, ma vi faccio vedere il rasoio bene da vicino. Allora, ho deciso che per tutti i rasoi che acquisterò, che hanno la loro scatola, non li metterò più in esposizione qua dietro, ma ne ho già tolti due da qua dietro, ma solo se hanno una scatola tipo questa. Quindi questo lo andrò a utilizzare e poi lo metterò nella scatola. Quando andrò nuovamente a riutilizzarlo, lo prenderò dalla scatolina, almeno lo pulisco e siamo a posto. Faremo così. Allora, vado a tirare fuori una rondellina, ragazzi. Eccola qua. Semplicemente serve per non rovinare la barra di sicurezza e il manico, nello sfregamento tra manico e barra di sicurezza. Adesso ve lo faccio vedere. Allora, andiamo a prendere il nostro rasoio, che non è proprio leggero, eh. Aspettate, aspettate, aspettate. Ok, allora, mettiamo tutto via. Mettiamo anche la rondellina qua, prima che la perdiamo, vi faccio vedere. Guardate le rifiniture, non sono, io parlo per le 65 euro, perché ci sono dei rasoi che costano, ho visto delle foto di dei rasoi che paghiamo anche 150-160 euro. Questa qui è la barra di sicurezza, ragazzi. Fatta veramente in una maniera incredibile. Questo è il coprilametta, veramente veramente fatto benino. Qualche segno di lavorazione solo qui in centro, ma per 65 euro, ragazzi, veramente qualcosa di spettacolare. Andiamo subito ad armarlo, quindi cosa faccio? Apro la lametta, apriamo queste Silver Max e le andiamo a provare. Ho provato qualche lametta se non sbaglio, ma non mi ricordo assolutamente. Quindi andiamo a aprirle, ce ne sono 10 dentro. Ok. Quindi copri. Perfetto. Così. E adesso arriva, adesso arriva. Così. Poi, sai che ti dico? Rondellina! Guardate, ragazzi, andate a piazzare qua e non rovinate il vostro rasoio. Devo comprarne, così lo metto in tutti. Guardate. Lo spettegules. Bello, bello, bello. Oh, raga, comunque veramente bello. Schiusate, guardate. Non lo so, io lo vedo anche abbastanza, abbastanza inquadrato. Oh, raga, non mi guardate la perfezione. Lo testiamo in rasatura, lo testiamo, però veramente, oh, mi piace per quello, mi piace, mi piace. Penso che l'abbiate capito. Comunque andiamo in rasatura, prepariamoci. Cosa ho scelto? Allora, visto e considerato che, come vi dicevo nei video precedenti, quando acquisto la nuova roba non vado a provare subito sapone dopo barba, rasoio, quello, quell'altro. Andiamo a vederci prima questo rasoio come lavora, però visto che ormai ho tanti prodotti, sono andato a scegliere un qualcosa per la giornata, quindi ho deciso di utilizzare
La Taylor al tabacco, raga, bisogna pure usare questi saponi, sono nuovi, bisogna pure utilizzarli. Per chi non ha mai sentito sapone al tabacco, ai ragazzi che si iscrivono, che sono nuovi, ragazzi, non è il tabacco della sigaretta, parliamoci chiaro. Poi le note olfattive di queste non ce l'ho più, cioè ce l'ho, le devo andare a cercare, me ne sono dimenticato. Vi ho cercato il rasoio e il dopo barba perché ho acquistato 3 barber di questi, sono tutti diversi, questo è il vintage e ci sta veramente bene, si accoppia veramente bene. Perché di questi ne ho. Ho il vintage, che è questo che andiamo a utilizzare stasera. Stasera, scusate, mattina. Poi ho il nostalgic, eccolo qua. E poi, se non sbaglio, da qualche parte qua sotto, eccolo qua. C'è il traditional che abbiamo già visto in un video. Adesso, io direi di procedere con idratare il viso. Come? Pennellino Omega Evo, eccolo qua. Idratiamo il viso, poi mi sono scelto un prebarbino per godermela, perché questa barba è lunga. Quindi un prebarbino, come dico sempre, io non lo utilizzo, però per godermi la mia rasatura e un passaggio in più, oggi la utilizzo. Semplice. Acquetta calda, la facciamo uscire un pochettino. Ci siamo. Ok, adesso prebarbino della Proraso bianco, manco si apre più. Ok, adesso si è aperto nuovo, ragazzi, quando vi dico che io non li utilizzo, non li utilizzo, nuovo, non è che dico cavolate. Ecco qua, prendiamo un pochettino e ci facciamo un massaggino. Ah, questa è la fragranza. Ok ragazzi, lasciamo che il prebarba faccia il suo effetto, nel frattempo andiamo a vedere il saponcino e il pennellino per il prelievo. Allora, per quanto riguarda, io ho 2 ne ho di Taylor, quella alla lavanda e questa al tabacco. Non metto nessun tipo di acqua all'interno, l'unica cosa che faccio è, per quale motivo? Perché sono creme o paste di sapone morbide, inumidisco solo un po' il pennellino in acqua tiepida. Ok, questa maniera, e faccio questo. Ta 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 ta. Sposto. Come se non ci fosse un domani. Ok, e andiamo a fare il nostro montaggio. Prendiamoci tutto il tempo che vogliamo. Come potete vedere, talmente la pasta è morbida che con quei movimenti circolari ho prelevato un sacco di sapone. Non si vede, ma è così. Ve lo garantisco, adesso ve lo faccio vedere.
Battiamo le punte, qua adesso ci vorrà tanta acqua, per quale motivo? Perché c'è tanto sapone. E io mi sto sporcando già tutto. Acqua. Fai russimo. Acqua. Acqua. Possiamo procedere col primo passaggio. Ci siamo. Allora, pennellino lo appoggiamo qua. Sciacquo solo bene le manine. Andiamo a vedere come lavora questo pennello. Procediamo. Bagno un po' la testina, acquisine e andiamo. Non premo perché è pesante, si sente. La lametta non te la fa sentire, quindi bisogna fare attenzione, perché tutti i rasoi che non sentono la lametta poi ti lasciano i ricordini. Perché a volte punti a sentire un po' la lametta, no? Per cercare di capire se sta tagliando o no, e cosa fai? Premi, ma qua non ce n'è bisogno. Barba di una settimana tutta, se non sbaglio, se non di più. Acquatina. Si sciacqua anche bene.
Ok ragazzi, ci siamo. Boh, non tribulo più, andiamo a fare l'obliquo. Quindi sciacquiamo. Ok. Barba lunga, infatti, guardate. Andiamo. No, a più di una settimana comunque, 10 giorni tutti, se non sbaglio, 10 giorni. Possiamo guardare l'ultimo video che ho fatto perché non mi faccio la barba dall'ultimo video. Ok. Procediamo. Tutto a posto ragazzi, è caduto solo tutto il pennello dentro l'acqua. Ma l'acqua non fa male, state tranquilli. Ok. Procediamo. Okay. Sciacquo. Ok ragazzi. Già in seconda passata si ragiona. Adesso facciamo un bel contropelo, quindi andiamo nuovamente a sciacquare. E qua dobbiamo portare via il resto. Perché?
Ok, Johnny. Procediamo. Ottimo! Ok, ritocchino. Ottimo ragazzi, ottimo, ottimo, ottimo. Sciacquo. Allora, aspettate che vi do due info importanti. Allora, per quanto riguarda il dopo barba, se siete interessati vi do la piramide e vi do delle info ancora sul rasoio. Allora, dove sono? Il rasoio, vediamo. Ok, quello è 5 rondelline ci sono all'interno, 105 grammi totali, peso del manico 60 grammi, peso della testina 45 grammi, 0,74 e siamo a posto su quello. Per quanto riguarda il vintage, ricordatevi che ce ne sono tre. Qua ci abbiamo come testa bergamotto, salvia, lavanda. Per quanto riguarda cuore, mughette, rosa e gelsomino. Per quanto riguarda il fondo, legno di sandalo, ambra grigia e patchouli, ragazzi. E qua vi ho dato tutte le info. Ok, diamo una bella agitata angi e croci di amangi. Perfetto ragazzi.
dopo questa mezz'ora passata assieme, quasi, vi posso mandare un bacio e ci vediamo al prossimo video, per chi lo vuole il bacio, per chi non lo vuole, non dico altro. Ok ragazzi, cosa abbiamo utilizzato? Vi faccio anche un riassunto oggi. Oggi proprio mi sentivo di fare un po'... Rasoio Peard al prezzo di 65 euro, consiglio vivamente ragazzi, questo è un vero consiglio. Poi, Barber Vintage, poi pennellino Omega Evo, lamette, ehi stai fermo lì, Silver Max, prebarbino della Proraso, sapone Taylor Tabacco. Ci siamo ragazzi? Siamo a posto? Vi mando un bacio, alla prossima.